La riforma della pubblica amministrazione e il futuro delle camere di commercio, lo sciopero nazionale, le interviste a dirigenti e sindacalisti agrigentini. Davide Saglia. I dipendenti delle camere di commercio di tutta Italia dicono no allo smantellamento del sistema camerale. Si tratta di una modifica all'apparato che, secondo il decreto legge 90 del 2014, prevedrebbe il dimezzamento dell'importo annuale che le imprese versano alle camere di commercio, un beneficio all'apparenza che, secondo i sindacati, potrebbe mettere a rischio la sostenibilità e i servizi forniti dall'ente. Inoltre verrebbero aggravate le funzioni camerali agli enti pubblici e, cosa più importante, si metterebbe a rischio 2.500 posti di lavoro. Il dimezzamento del diritto annuale sostanzialmente ridurrebbe la capacità finanziaria dell'ente e solo ad Agrigento comporterebbe un taglio di circa 2.300.000 euro, quindi comporterebbe l'impossibilità di poter gestire l'ente. Ma in Sicilia il taglio con il decreto legge 90 deve tenere conto anche che le Camere di Commercio della Sicilia erogano le pensioni, quindi le Camere di Commercio della Siciliana devono fare fronte anche ad erogare le proprie pensioni, quindi capite bene che il taglio ha una rilevanza molto più profonda. Noi non siamo d'accordo perché verrebbero a perdersi anche tantissime professionalità ed è uno strumento che è tanto invidiato dalle altre comunità delle nazioni della Comunità Europea. A manifestare dissenso, oltre ai lavoratori, sono anche i vertici degli enti camerali. Dopo aver elogiato la timida ripresa del tessuto imprenditoriale locale, Vittorio Messina, presidente della Camera di Commercio di Agrigento, si dice preoccupato per le imprese, qualora dovesse venir meno il ruolo dell'ente da lui presieduto. Stesso timore che, oltre a Messina, manifesta anche il segretario generale della Camera di Commercio. La riforma che interessa le Camere di Commercio è una riforma contenuta in tre righe di un articolo, l'articolo 28 del decreto che verrà convertito in legge, che chiaramente non prevede cosa viene dopo. La riforma, il sistema, che il sistema nazionale andasse riformato era un'esigenza che anche noi presidenti ci eravamo posti già 2 anni fa nella convention di Venezia, ma che va fatta con le dovute cautele, va fatta salvaguardando un sistema. La Camera di Commercio, ad esempio, di Agrigento è stata fondata l'anno dopo dell'Unità d'Italia, un sistema virtuoso, un sistema che ha chiuso con un avanzo di gestione, ha chiuso con, liberando le pratiche in giornata, un sistema che funziona, un sistema a finanza diciamo così, non derivata, per cui gode di autonomia finanziaria solo con i soldi delle imprese. Il Governo nazionale ha proposto alle Camere un disegno di legge che prevede il trasferimento delle funzioni delle tipiche delle Camere di Commercio in modo particolare il registro delle imprese al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale tra l'altro non ha personale né risorse per poterlo gestire, quindi probabilmente lo intende poi appaltare a privati con una duplicazione di spesa, mettendo così però in discussione quella che è la struttura del sistema delle Camere di Commercio italiane, che hanno 150 anni di storia e delle funzioni non solo certificative, non solo anagrafiche, ma anche di promozione, anche di vigilanza del mercato, anche di garanzia della libera concorrenza, e che devono, a nostro avviso, essere salvaguardate.